Giulia Petrelli, capitano di una Bartoccini Gioielleria di Perugia che oggi ha riscattato la sconfitta dell'ultimo turno, un rotondo 3-0, ma c'è stato da faticare perché nonostante il fanalino di coda Martignacco sia fuori quasi dai playoff, ormai matematicamente ve l'ha giocata fino all'ultimo. Sì, ma penso che ormai ce la faranno sudare tutti perché giustamente giocano contro le prime, non è che vengono giù per perdere, anzi. E noi siamo un pochino un diesel, abbiamo fatto una settimana un pochino a rilento, un po' impegnativa perché venivamo da questa sconfitta, ci ha un pochino tagliato le gambe e infatti siamo partiti anche un pochino a rilento con un pochino di pressione, però poi siamo un pochino sciolte, è andata tutto bene e via. Una vittoria in rimonta soprattutto nel primo set dove come dicevi tu c'è stato un po' da faticare, da inseguire e sono venuti fuori i tuoi punti oltre a Smirnova, la solita Smirnova che è chiaramente match winner della giornata, ma ti sei fatta fregare il titolo MVP da Donà. Ma lo diamo a tutti, quindi dai, siamo tutti bravi. No, ho giocato una splendida partita, quindi è logico, e lo diamo a Leng perché è la nuova arrivata e non ha giocato tanto, quindi è logico che farà piacere ricevere questo premio, quindi va benissimo così, anzi sono contenta per lei perché appunto quando noi siamo in difficoltà abbiamo tirato tutto l'anno io e Pascucci, quindi un attimo di difficoltà ci può stare, sapere che c'è una giocatrice pronta in campo, in gamba, tanto meglio insomma. E oggi c'è stato anche da festeggiare un nuovo esordio perché Diletta Vigini è entrata in campo e quindi in settimana si mangia un bel rinfresco. Sì, abbiamo dato la possibilità, fortunatamente nel secondo set siamo riusciti un pochino ad allungare, abbiamo dato la possibilità a Diletta, a Giulia, alla Jerek di poter entrare, a Fastellini e quindi ancora meglio, dai. Si giocherà due volte fuori casa, è possibile che siano queste le trasferte cruciali per la classifica? Per forza, ora è tosta, tutte sono lì dietro, noi dobbiamo fare il nostro e andare avanti, quindi saranno due trasferte molto toste, sia perché andiamo a Caserta e Soverato, quindi un campo ostico, sia perché appunto noi siamo lassù e giustamente tutte vogliono fare il loro, fare bene, quindi dovremo far vedere ora di che pasta siamo fatte.